Ragazzi, buongiorno, questo è il mio canale, io mi chiamo Escobar Aquarieco, benvenuti praticamente in un nuovo video. Per chi non si fosse ancora iscritto, si iscriva, lascia un commento, un like alla fine del canale. E per chi desidera avventure delucidazioni su argomenti inerenti comunque ai video trattati o l'acquariologia in generale, può comunque usufruire di quello che è escobaraquarieco@gmail.com, dove potrà comunque mandarmi foto e comunque usufruire del mio aiuto. Ragazzi, da tanto comunque non vi faccio vedere il mio piccolo cubetto, il mio planta acquario, così viene definito, con delle Planorbis all'interno, almeno credo si chiamino così, poi correggetemi qui se ho errato nella mia comunque, diciamo, scusate, definizione. Vediamo comunque come le piante siano rimaste comunque verdi, senza alcun tipo di alga infestante. Hanno avuto comunque una crescita e uno sviluppo comunque a livello delle radici, poiché comunque le posso stesso comunque osservare. Credo che la parte del lavoro sia stato effettuato da quelli che sono i Tubifex, che sono comunque situati in questa zona qui, con la parte sottostante del vermetto Tubifex all'interno del contesto del terriccio, che io ricorderò a voi che questo terriccio qui è un terriccio della Dennerle, cosa che terriccio fertile, cosa che io consiglio vivamente a tutti voi, anche perché è ottimo per le piante, cioè la Dennerle fa un terriccio ottimo. Ragazzi, se volete farvi un planta acquario, prendetevi quello. Lasciate stare gli altri terricci perché io li ho provati. Questo per le piante è veramente buono. Io comprai una scatolina da meno di, mi pare, quanto era? Un chilo? Un chilo, una scatolina di un chilo. Ci ho riempito il cubetto, l'ho mischiata con pietrisco normale per dare comunque della consistenza maggiore al terriccio, perché altrimenti comunque si sarebbe disperso all'interno comunque del cubo acquario. E ho notato comunque netto miglioramento, una crescita comunque delle piante veramente comunque ottimale, in modo tale praticamente da poterle diciamo mantenere senza alcun tipo di io qui non fertilizzo, non inserisco nulla, tutto mandato avanti mediante Tubifex e il terriccio fertile. Ragazzi, come vi ho detto, non utilizzo né CO2 né niente. E vedete questo cubo acquario da meno di 1,5 litro, come è comunque bello da vedere e da osservare. C'è un piccolo spazio, un piccolo ecosistema con tante piante verdi e di un colore comunque diciamo acceso, perché nessuno di loro presenta comunque foglie in marcescenza, scusate comunque per l'italiano, che va scemando perché la mattina sono leggermente addormentato. E piccoli esserini Tubifex che si occupano comunque di smuovere il terreno e di comunque fertilizzarlo attraverso la loro cacchettina. Ragazzi, questo è un altro video del mio canale. Io vi dico comunque se vi piace il mio approccio e tutto ciò di cui parlo, di iscrivervi, di seguirmi, perché ormai ne siamo tanti. Mi piacerebbe che vi uniste anche voi a me e che affrontassimo questa avventura youtubica tutti insieme. Ragazzi, vi do un ciao, un arrivederci e chiudo praticamente con i miei piccoli avannotti di Handler. Qui li vedete? Questi hanno più o meno 3 mesi. Ragazzi, vi do un saluto e vi dico buona giornata. Ciao!